Allora, mister, fa male perdere così nei minuti finali, però dicevo al tecnico del Benevento, insomma, questo risultato, questa partita va un po' a compensare quello che è successo all'andata, no? Quando avete segnato al 96esimo, 97esimo. Ah beh, questo magari all'andata la posta in palio era sempre alta, ma non come questa, e dispiace maggiormente perché oltretutto credo che abbiamo disputato una buona gara e non meritavamo assolutamente di perdere, no? Abbiamo sofferto solo qualche calcio piazzato e da cui è nata la traversa e qualche occasione pericolosa, e purtroppo abbiamo preso gol con azioni scaturite da calci da fermo, sia il primo sia l'ultimo secondo, che è nato da un calcio piazzato. Quindi abbiamo commesso gli unici errori che abbiamo fatto in queste disattenzioni che sono costate care per il risultato. Ecco, però la squadra, anche dopo aver raggiunto il pareggio, ha cercato di vincere, abbiamo avuto buone opportunità, il portiere è stato bravo in diverse occasioni e la squadra sembrava che da un momento all'altro potesse sbloccare la partita di nuovo. Mister, buonasera. Che cosa è mancato per gestire i soldi di secondi finali? Un episodio ci condanna. L'ho detto prima, abbiamo commesso qualche disattenzione nella gestione della palla, la palla era nostra, abbiamo sbagliato un passaggio, è andata fuori, hanno rimesso in gioco loro, è nata una punizione e poi lì chiaramente non siamo stati attenti, perché sulla palla sono arrivati in due o tre circostanze nella stessa azione sempre i nostri avversari, per cui abbiamo mentalmente avuto un blackout pensando che fosse già finita e quindi abbiamo perso anche questo punto che magari poteva servire a poco, ecco, dipende molto da altri risultati, da altri fattori, però intanto ci siamo giocati questa opportunità di avere qualche speranza in più, ecco. Però ripeto, è un peccato perdere così, perché abbiamo perso, diciamo così, diversi punti nei secondi finali, e questo è stato un peccato, perché quando la squadra si esprime bene e poi per qualche disattenzione di questo tipo si perdono le partite, è veramente un peccato. Ecco. Come si prepara questo nuovo campionato che inizierà per noi il 27 maggio? Intanto pensiamo a chiudere bene giovedì sera, ecco, quindi l'obiettivo è quello, e poi vediamo quello che succederà, però ripeto, questa opportunità era messa anche in preventivo, per cui ci dobbiamo arrivare bene con tutti gli effettivi recuperati al 100%, perché anche oggi hanno fatto bene, stanno tutti bene tranne Mazzotte, che si è infortunato alla schiena, però gli altri, una contrattura alla schiena, gli altri stanno bene, ecco, peccato, perché potevamo fare sicuramente, dopo l'1-1 potevamo chiudere la partita. No, ma questa squadra ha dimostrato nel percorso, negli anni e anche in questa stagione, che quando c'è da tirare qualcosa in più, quando c'è da rialzarsi senza l'aiuto di nessuno, o quantomeno l'aiuto prima di tutti, dobbiamo credere in noi stessi, si rialza. Ecco, abbiamo una società alle spalle, una tifoseria passionale come ha dimostrato oggi, noi non dobbiamo avere ripercussione dal punto di vista psicologico, perché abbiamo qualità per giocarcela fino alla fine. Giuliani? Commissario, la disamina l'ha fatta lei, ha parlato poco fa dei tifosi, le chiedo proprio un commento, un pensiero su questi 1000 giocatori che comunque sono arrivati qui e vi hanno incitato inoltre il codice Raul. Può essere questo, può ripartire al di là della retorica, al di là delle frasi fatte, anche su questo per il blocco? Ma sicuramente sì, abbiamo bisogno dell'apporto morale della gente, che sanno che questi ragazzi lottano su ogni pallone, abbiamo dato tutto, però purtroppo ogni tanto si commette qualche errore che purtroppo oggi è stato determinante, e quindi ci sosterranno e noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene questa fase finale, a partire da giovedì sera, cercando di fare il massimo in termini di dobbiamo cercare di chiudere con una vittoria, ecco.
perché magari potrebbe essere utile per far sì che qualcuno non arrivi a fare all'ottavo posto, ecco, per cui è sempre evitare qualche squadra nella fase finale del torneo non è male, ecco. Quindi l'obiettivo intanto è quello di chiudere bene davanti ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per un anno intero, ecco. Grazie. Calcio di punizione che poi ha scaturito la segnatura del Benevento, l'ho vista prima di della punizione arrabbiarsi tantissimo, proprio a conferma di quello che diceva, sì. Che negli ultimi minuti si può prendere gol e quindi buttare all'aria anche il punto che a questo punto della stagione potrebbe servire. Soprattutto perché avevamo la palla noi e l'abbiamo gestita male, quindi da avere un'occasione da buttare qualche pallone in avanti nell'area del Benevento abbiamo perso palla e da lì è nata un'azione che è scaturita il calcio piazzato, però questo non vuol dire calcio piazzato, significa che non eravamo sbilanciati, significa che eravamo tutti dentro l'area e quindi significa che purtroppo non siamo stati attenti in quella circostanza, però ripeto, guardiamo avanti, è ormai andata. Mister, volevo dire una cosa, lei è un conoscitore del campionato, delle squadre, il Benevento arrivava a questo appuntamento alla canna del gas da un punto di vista numerico e anche fisico, come si è visto anche in campo, le risorse erano veramente risicate, pensava che poteva esserci negli avversari questa volontà di ferro e se il Frosinone ha pagato dazio, da un punto di vista motivazionale, forse ritenendo che gli avversari fossero più facilmente superabili? No, questo no, perché ripeto, noi primo tempo abbiamo fatto quasi sempre la partita cercando di vincerla, quindi non abbiamo avuto in queste partite così importanti non ci possono essere cali di tensione perché all'avversario può mancare uno, due, tre, quelli che sono, ci interessa in maniera relativa, ecco, questo, però perché la squadra è andata in campo bene. È riuscita alla fine del primo tempo, dopo aver subito il gol, ripeto, è sicuramente evitabilissimo, a rimettere in piedi la gara e dopo l'1-1 abbiamo cercato sempre di vincere. Mi sembra che il Benevento ha avuto quei calci piazzati all'inizio del secondo tempo, ma ripeto, azione, una nata da una punizione che non so come cosa ha fischiato, diciamo la traversa di Viola, e poi un'altra sempre scaturito, mi sembra, da un'azione partita da un calcio piazzato, però al di là di questo la squadra poi ha cercato di vincerla la partita, per cui credo che dopo il pareggio di Ciofani abbiamo fatto di tutto, è stato bravo il portiere in alcune circostanze, per non nulla non siamo arrivati a chiudere la gara, qualcosa, diciamo, non siamo stati molto fortunati negli ultimi metri, però ripeto, è un peccato aver perso pure il punto. Mister, in questi ultimi anni il campionato di Serie B ci sta riservando delle sorprese, Crotone, ancora prima qualche anno fa il Carpi, quest'anno la SPAL, insomma voi ci siete, il Carpi insomma un po' meno perché resta la classifica, ecco, bisogna fare i complimenti a questa SPAL per un grande campionato. Sì, ha fatto un po' quello che ha fatto due anni fa il Frosinone che veniva dalla Lega Pro, sulle ali dell'entusiasmo con gli acquisti mirati sono riusciti a fare bene e quindi mi vanno fatti i complimenti perché hanno fatto una stagione importantissima, ecco.